Professor Massimiliano Serati parlerà delle vulnerabilità nel territorio. Che cosa ci può dire a proposito di questo argomento che riguarda, che tocca la nostra zona, il nostro territorio? Beh, diciamo che la fotografia che emerge dal nostro studio ci porta a sottolineare fondamentalmente tre punti. Il primo è che i primati varesini, in termini di benessere soprattutto economico, che un tempo hanno fatto la tradizione e la storia di questo territorio, sono un po' venuti meno e quindi abbiamo qualche problema da gestire. Il secondo punto è che le difficoltà, le vulnerabilità di natura economico-reddituale si localizzano soprattutto nella porzione nord della provincia, in qualche caso coinvolgono anche il capoluogo e interessano soprattutto le aree della Val Ceresio e in parte del Luinese. Mentre per quanto riguarda le vulnerabilità di natura sociale, quelle che hanno a che fare quindi con alcune forme di disagio a livello delle famiglie, a livello di povertà educativa e via discorrendo, in questo caso è la zona sud della provincia che sembra segnalare le maggiori criticità e l'elemento che spicca è che sono le cittadine di maggiore dimensione quelle più esposte. Per certi versi è un risultato che collima con indagini di livello nazionale che sottolineano come lo sviluppo economico dei grandi centri urbani spesso in realtà non è il risolutore, ma è il generatore di alcune difficoltà di natura appunto sociale. Il Covid è stato un acceleratore per queste vulnerabilità? Il Covid lo è stato, così come anche la sequenza di crisi economiche che abbiamo vissuto negli ultimi anni, non ultima quella della guerra russo-ucraina e dei rincari energetici, perché tutte le crisi normalmente sono degli acuitori delle diseguaglianze e quindi vanno proprio a generare vulnerabilità.